Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi parliamo. Mano debole. Oggi capiamo un attimino il perché la mano debole è così debole e come fare a migliorarlo. O comunque come fare a rendere le due mani sempre più simili. Noi batteristi abbiamo sempre il problema della diversità tra le due mani. La mia mano forte, cioè la mia mano destra, è sempre migliore della sinistra. Tante volte il fatto di dire con la mia mano destra vado più veloce perché la mia mano forte è normale che vada più veloce, non è del tutto giusto. Ok, è la mano con cui facciamo tutto. E per i mancini la stessa cosa, ma al contrario. Però in realtà, alla fine, se ci pensiamo, la nostra mano destra è vero che è la mano con cui facciamo tutto, ma è la mano con cui suoniamo più colpi, è la mano con cui facciamo più cose alla batteria. Quando facciamo un groove normalissimo, tipo tu, pa, pum, pum, pa, mentre la mano destra fa 4 colpi, la mano sinistra ne fa 1. Molto spesso è così. È la mano a cui diamo più importanza. Perché? Perché siamo abituati così. Siamo abituati nella vita in questo modo qua. Se noi dobbiamo prendere una cosa, non lo prendiamo praticamente mai con la sinistra. E questo in realtà non è una cosa sbagliata. Ci sta. Però tutto questo va a discapito della mano sinistra, che, poverina, fa fatica. Fa sempre fatica. Quindi io, quando ho capito che la mia mano sinistra faceva una fatica pazzesca, cosa ho fatto? Ho incominciato a dire, ok, ma la mia mano, chissà se è giusta, proviamo a vederla insieme alla destra, vediamo se il mignolo è più interno, più esterno. Va bene, ma suoniamo con sta cavolo di mano sinistra. Col passare del tempo ho capito, in realtà non ho ancora capito niente, però non è tanto il fatto di vedere la mano destra com'è e copiare con la mano sinistra. La mano destra va meglio perché? Perché tra virgolette la mano destra ha più esperienze della sinistra. Quindi il modo giusto per migliorare la sinistra non è tanto cercare di capire se il dito o il movimento che facciamo, ok, è giusto capire anche quello, ma l'importante è suonare. Suoniamo con sta cavolo di mano sinistra. Quindi cerchiamo pian pianino di dar più responsabilità alla sinistra, soprattutto quando facciamo gli esercizi. Poi quando andiamo a suonare, suoniamo come viene. Però come facciamo a dare importanza alla sinistra, vi starete chiedendo, e giustamente. Allora, è una cavolata, ma voi quando prendete una bacchetta in mano e vi suonate sulla gamba, che bacchetta prendete? La destra, ovviamente, destra. E poi suoniamo sulla gamba, suoniamo in giro. Cominciate a prendere la sinistra e vedrete che fatica con la sinistra che si fa a suonarsi sulla gamba. Cercate di suonare tanto anche da sola. Vedrete che pian pianino la vostra mano sinistra migliorerà. Ovviamente non subito, ci verranno mesi, però pian pianino incomincerà ad avere alcune sensazioni che prima avevate solo con la destra. Ok, vi sembrerà strano, ma a un certo punto incomincerete a fare delle cose con la sinistra che dicevate, cacchio, no, prima riuscivo a farle solo con la destra. Quindi quando suonereste a caso sul divano, sul muro, sul cane, fatelo con la sinistra. Non sarà così divertente come suonare con la destra, perché con la destra è bello, perché sembra tutto facile. Però con la sinistra sarà un po' meno facile, ma più produttivo. Seconda cosa, fino adesso abbiamo fatto, questa penso sia l'undicesima mini lezione diciamo sul pad. Oggi non vi darò nessun esercizio perché dovrete andarvi a prendere tutte e 10 le lezioni precedenti, o forse non tutte ma quasi, e in generale questa cosa la potete fare su tutti gli esercizi che avete studiato fino adesso. In pratica, per dar più responsabilità alla sinistra, andiamo a suonare l'esercizio capovolgendolo. Cosa vuol dire? Che se prima il nostro esercizio era questo, adesso il nostro esercizio sarà lo stesso, ma capovolgendo la diteggiatura, quindi sembra una cavolata, ma non lo è affatto. Provate anche solo a fare singoli e capovolgetelo al contrario. Dovrete pensare di più alla sinistra. Quando suonate i singoli, di solito inconsciamente cosa si pensa? Almeno a me viene da pensare questa cosa qua. Principalmente alla destra, la destra comanda e la sinistra riempie i colpi mancanti, diciamo. Partendo di sinistra, però non la posso fare questa cosa perché non riesco a pensare alla destra, perché è sempre completamente in levare, quindi non ce la faccio. Devo pensare per forza alla sinistra. Devo fare la cosa opposta, quindi il cervello farà molta più fatica, sarà molto più difficile. Quindi adesso la cosa da fare è questa: prendere qualsiasi esercizio di quelli che vi ho dato io, qualsiasi esercizio che abbiate fatto voi nel tempo, anche quelli più semplici. Attenzione, capovolgete tutto, anche i paradiddle. Ad esempio, qualche settimana fa vi ho fatto l'esercizio quello sui paradiddle. Quello lì è da capovolgere al contrario. E voi mi direte, sì, vabbè Luca, ma quando faccio un paradiddle io lo faccio sia di destra sia di sinistra.
perché il paradiddle una volta si fa dritto, una volta si fa capovolto. È verissimo, lo facciamo sia di destra sia di sinistra, ma provate a farlo al contrario, prima capovolto e poi normale, quindi partendo di sinistra. È la stessa cosa alla fine, perché prima lo facciamo di sinistra poi lo facciamo di destra, ma cambierà il suono, avrete più difficoltà, o almeno io ho avuto molta più difficoltà. Quindi soprattutto quella paginetta lì fatevela bene partendo di sinistra, ma in generale tutti gli esercizi, dopo averli fatti per un po', rifateli partendo con la mano opposta, qualsiasi esercizio sia, anche i rulli. Rulla 5 partendo di destra, o fare rulla 5 partendo di sinistra cambia. Bisogna dare più responsabilità alla sinistra, quindi la sinistra va a comandare. Oggi vi ho detto sempre le stesse cose, non so quanto durerà questo video, tutta la durata del video vi ho detto sempre la stessa cosa, ma è veramente importante. Quindi spero non ci siate rimasti male che oggi non vi ho dato un esercizio nuovo, ma in realtà ve ne ho dati un bel po', perché sono tutti da rifare quelli prima. Sinceramente mi è venuto in mente dalla settimana scorsa, perché la settimana scorsa abbiamo fatto la sentire rebound, faceva fare tutti gli esercizi con la destra poi uguali con la sinistra, e quindi ho detto sai che c'è, la prossima settimana gli faccio un video dove gli dico di partire sempre con la mano sinistra. Quindi non odiatemi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se è stato semplice, se è stato difficile, fatemi sapere tutto. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace qui sotto. Non ci sarà il PDF raga oggi, mi spiace, però mica posso farvi tutti i PDF vecchi. Allora queste bacchette, prendete i PDF vecchi e guardateli con gli occhi al contrario. Tutto qua, ci vediamo al prossimo video, ciao.